Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di Vivi Casa Giove. Quest'oggi ci è venuto a trovare in redazione un carissimo amico e praticante avvocato Francesco Moscatiello. Ci troviamo qua per trattare di un argomento diciamo abbastanza discusso nei giorni passati, ovvero quello inerente ai test che vengono fatti nelle facoltà di medicina e chirurgia, poiché anche quest'anno purtroppo si è riscontrata una marea di irregolarità durante questi test. Francesco, proprio quest'anno ci sono state delle irregolarità durante questi test e quali possono essere le irregolarità in sede di ricorso? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Anche quest'anno, come gli anni scorsi, sono svolti i test di medicina e chirurgia, così come tutti gli altri test per l'università con accesso programmato. Le irregolarità ci sono state e sono state segnalate dai vari candidati, tuttavia ci sentiamo di dire che non sono irregolarità, come lo scorso anno, molto gravi, molto eclatanti, che hanno potuto fondare anche una serie di ricorsi collettivi, tra l'altro quasi tutti accolti da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa. Quest'anno i ricorsi, se verranno fatti naturalmente dopo aver preso visione tutta la documentazione che andremo a richiedere già nei prossimi giorni al CINECA, cioè il consorzio che si occupa della gestione di tutti questi test. Però al momento è ancora un poco prematuro parlarne. I motivi di ricorso naturalmente saranno tutte le irregolarità presenti tra il bando indetto dal MIUR e i verbali e i sottoverbali, tutta la documentazione che chiederemo alle autorità competenti. Tuttavia adesso è ancora un po' prematuro parlarne. Ciò che posso dire con estrema sicurezza è che il ricorso collettivo non sarà fondato come gli anni passati, soprattutto l'anno scorso. Infatti quest'anno tendiamo a salvaguardare gli interessi dei nostri assistiti in maniera più specifica e settoriale rispetto invece all'anno scorso e agli anni precedenti, dove bastava un semplice precedente dal quale scaturisse una marea di ricorsi, tra l'altro, ripeto, tutti accolti. Ok. Invece quanto tempo deve aspettare il candidato per questo ricorso? Allora, se noi chiederemo adesso tutti gli atti, penso che già verso fine novembre, inizio dicembre presenteremo i ricorsi. Se il ricorso sarà fondato, noi naturalmente ci auguriamo di sì, i candidati saranno ammessi con riserva già intorno al mese di dicembre, inizio gennaio. Nel frattempo gli studenti dovranno assolutamente dare esami e dimostrare appunto che questi test effettivamente sono futili e inutili. E penso nel corso dell'anno accademico, intorno anche all'estate oppure settembre-ottobre, ci sarà la sentenza definitiva da parte dell'autorità amministrativa competente. E cosa bisogna fare per cercare di combattere queste irregolarità durante i test d'ingresso? Questa è una bella domanda. Noi riteniamo che la selezione sia giusta. La selezione ci deve essere, però la selezione deve essere successiva e non preventiva, nel senso che a tutti deve essere concessa la possibilità di potersi iscrivere in queste università oggi a numero chiuso. Poi, in un secondo momento, nel corso degli anni accademici, la selezione ci deve essere attraverso una maggiore rigidità, in seduta di esame. Bene. E volevamo aggiungere per tutti coloro che hanno affrontato questi test d'ingresso e si sono trovati delle irregolarità davanti agli occhi e volessero avere delle delucidazioni e chiedere maggiori informazioni, consigliamo di mandare una mail all'indirizzo di posta elettronica studiolegale@moscatiello.gmail.com. E infine, Francesco, potresti fare un saluto ai cortesi lettori? Faccio un saluto affettuoso a tutti i lettori e le lettrici di Casa Giove. Buonasera.